con Carlotta che da qualche parte siamo coordinatori regionali di questa associazione. Ci impegniamo nell'aggregare quanti più giovani possibili all'interno di questa famiglia che ha una passione, quella per la politica. Io non la chiamo passione, prima di tutto secondo me dovrebbe essere un dovere, quello per l'interesse della cosa pubblica, i latini dicevano la res pubblica. Noi dovremmo interessarci per il semplice fatto che è un dovere. Qualche tempo fa un ex presidente degli Stati Uniti d'America disse davanti a una platea di giovani, io vi riporto queste parole perché le ho ascoltate, disse: quanti di voi farebbero scegliere la playlist di Spotify da ascoltare ogni giorno in futuro, scelta dai vostri genitori o addirittura dai vostri nonni? La risposta in platea fu chiara: nessuno voleva ascoltare quella musica fatta e scelta da artisti del passato, quindi scelta dai propri genitori. La politica è questo. La politica significa prendere coscienza e noi giovani non vogliamo stare ad ascoltare la musica scelta dai nostri genitori e tantomeno il nostro futuro scelto dai nostri genitori e dai nostri nonni. Ecco perché noi qui oggi non faremo una scuola di formazione politica di destra o di sinistra. Qui oggi si parte dal passato. Occhio però, perché Aldo Moro non è soltanto il passato. Aldo Moro è il presente, Aldo Moro è anche il futuro. È importante riconoscerlo perché ci sono diversi principi, ideologie, ma soprattutto progetti di Aldo Moro che restano ancora tutt'oggi rivoluzionari, inattuati e secondo alcuni addirittura anche inattuati. Aldo Moro, sentirete oggi, aveva due progetti grandiosi in mente che purtroppo non sono stati attuati. Speriamo che in un futuro noi giovani possiamo averne coscienza e magari far sì che si possa costruire tutto questo. È importante il passato, perché noi siamo quella generazione di giovani che non può essere soltanto protagonista del futuro, ma dobbiamo essere anche i protagonisti del presente. E per essere ancora di più protagonisti del futuro dobbiamo in un qualche modo costruirci, formarci, avere una sorta di formamento. Ed è importante partire dal passato. Che vuol dire commissione d'inchiesta? La commissione d'inchiesta si fa con legge del Parlamento e ha gli stessi poteri della magistratura, cioè fino all'arresto delle persone, interrogatori, perquisizioni, quindi ha gli stessi poteri. Per me oggi, in 5 anni, è la 699esima puntata. Quello che sentirete non è il mio pensiero. Quindi quando io parlerò di Cossiga, Presidente della Repubblica, dirò le parole che lui ha detto, non le mie. E io non inserisco nessuna valutazione. Ma per arrivare qua stasera, ma io ho percorso migliaia e migliaia di chilometri. Dicevo a Luca che in un bacchetto cerco di educare al futuro. Ragazzi, nel 41 non c'era Costituzione, c'era lo Statuto Argentino, che risale al 1848 e che dice che noi siamo sudditi, non cittadini. Sudditi vuol dire che stiamo sotto. E lo Statuto Albertino dice anche che il re concede ai sudditi determinati diritti. Allora fa scrivere: la Repubblica riconosce i diritti dei cittadini, tanti uomini deboli fanno democrazia, l'uomo forte fa dittatura. In questo contesto, dire la persona prima di tutto è rivoluzionario. Non spara Moro, ma dice una cosa rivoluzionaria. Perché? Perché antepone la persona a tutto. Fin quando non sapremo la verità sulla morte di Moro, soprattutto i giovani saranno in pericolo, perché non sapranno la certezza del loro futuro democratico.